una delle prestazioni più belle del Pescara, ancora una volta il Pineto fa lo scherzo. Ma non è lo scherzo, ce lo siamo fatti da soli oggi, perché se nel primo tempo finiamo 5-0 non abbiamo rubato nulla e poi la partita si va a casa tutti quanti. Non abbiamo fatto gol noi, loro hanno avuto una palla là davanti e devo dire che il rigore ci può stare, ma l'espulsione non esiste al mondo, perché non capisco per quale motivo il portiere deve sparire a quel punto, perché il grave fallo non c'è, perché Plitz è riuscito sul giocatore, quindi non esiste, però ha consentito un sacco di cose, ha consentito la perdita di tempo dal primo minuto, quindi non è fortunato il Pescara con gli arbitri quest'anno. Beh, siamo veramente poco fortunati, devo dire che ultimamente siamo poco fortunati. Nel complesso, quanto può penalizzare questo KO inatteso in casa per il cammino del Pescara? Ma no, non cambia nulla, perché noi sappiamo qual è il nostro cammino, quello che dobbiamo fare. I ragazzi hanno la fortuna di giocare un gran calcio, stasera si è visto, perché il primo tempo di questa sera è stato praticamente perfetto, è mancato il gol perché ce lo siamo mangiati noi il gol. E arriverà questo famoso attaccante, o quanto ha detto la settimana scorsa lo confermo? Ma non credo che sia un problema di attaccante, perché qua stasera abbiamo sbagliato tutti, quindi non credo che sia un problema di attaccante. A Brocco cosa ha detto? Fate complimenti. È arrabbiato, presidente? Ma non sono arrabbiato, perché non si può uscire con una sconfitta in una partita del genere, dove praticamente ci sta una sola squadra in campo.